Io sono Elio Napolitano, qui siamo a Caci nella località della Vignaccia e stiamo per bruciare parte delle potature che sono state fatte negli ulivi qui circostanti nel periodo invernale, le parlo del gennaio, febbraio e la primavera del 2021. Allora, qui stiamo costruendo la pira che poi bruceremo da sopra secondo le modalità che abbiamo descritto nell'articolo di cui questo video sarà praticamente un appendice. Allora, la pira c'ha questa, grosso modo, questa forma qui, quella che insomma la più grossa che si riesce a fare accumulando roba manualmente, quindi limita un po' la capacità dell'operatore individuale, di un operatore di trasportare roba qui sopra. Quando siamo qui la fascina la carichiamo sopra, le fascine conviene sfarle perché se uno le lascia intere poi tendono a rotolare via dalla pira se qui è troppo ripido, quindi conviene farle in maniera che brucino in maniera più uniforme. Bene, qui più o meno il materiale, questo qui contiene all'incirca un quintale e mezzo di potatura. Diciamo che lo scopo della dimostrazione potrebbe essere sufficiente. Allora, questa è la pira che bruceremo. Come vedete l'altezza è circa 1,80 m. La base è all'incirca anche quello il diametro di 2 m, però se c'è più spazio disponibile la pira può essere fatta anche più grande. E adesso va appiccato il fuoco, noi la appiccheremo da sopra con delle canne della carta, comunque anche un bicchiere di liquido lampante sufficiente per innescare la pira. Ecco, l'importante è che l'innesco venga fatto dall'alto. In questa maniera la combustione avviene, il fronte avanza dall'alto verso il basso, purché appunto ci sia un flusso di aria attraverso la fascina, che deve essere quindi non troppo compressa e non troppo rada. Quindi se è troppo compressa, soprattutto se c'è fogliame verde, non fluisce ossigeno e il fuoco non procede. Se invece la fascina è troppo rarefatta, troppo lenta, il fuoco non si propaga. Però diciamo generalmente il tipo di compressione che c'è facendo questo volume è sufficiente a garantire la densità giusta della fascina. Qui c'è il bidone dove poi metteremo il biochar, è un bidone di per immondizia di metallo, questo qui ha un volume di 80 litri e generalmente il tappo tenuta qui è sufficiente a soffocare la brace che si mette dentro, anche se è ancora incandescente. Per far questo basta una pala normale. Tutta l'attrezzatura che ci vuole è fiammiferi per fare il fuoco e uno strumento per dirigere le fascine nel caso in cui minacciassero di cadere da una parte o dall'altra, e la pala per raccogliere alla fine il biochar, se il carbone è l'obiettivo è anche l'obiettivo di questa combustione. Diciamo, se uno lascia le cose come se uno non è interessato al biochar, questo comunque è un modo per bruciare senza fumo e senza pericoli di incendi, perché la fiamma procederà, come si vede, in maniera molto regolare, anche se il quantitativo di materia che si brucia è ingente.
aspettiamo 5 minuti. È finito quasi, eh? Però è perfetta come... tutto. Manca ancora qualche minuto.
Tanto che se la fiamma sta bene, non si dice. Non la salvo in un'ora. Ora vai. C'è tanto da fare. Proprio così, è brutto, è stato così. Non c'è ancora di più. Non è poco, non è poco. Ma ci siamo un'altra di quei contenitori? No, no, aspetta, fatto loro, aspetta un po'. No, vedete che si faccia. Aspetta, Vai. Qui si fa tanto più normale. La riapro?
Non lo puoi fare? Allora, potevamo raccogliere il biochar anche dopo, però non è, se uno è interessato a avere una buona resa di biochar,
bisogna evitare di aspettare che sia proprio tutta finita la fiamma, perché il contributo di quei pochi tizzoni che stanno al margine non compensa la perdita di brace che avviene al centro della pira. Quindi a un certo punto conviene eliminare la parte che è parzialmente combusta, portarla a un lato della pira in maniera che finisca di consumarsi e cominciare la raccolta del biochar, che si fa con una pala. Come avete visto, alla fine Mario ha buttato uno strato di terra, che è una maniera sufficiente per soffocare il fuoco. Il contatto con l'ossigeno va eliminato quanto più accuratamente possibile, perché sennò la combustione della brace continua all'interno del bidone, perché come avete visto la brace ci va che è ancora incandescente. Ecco, questo strato di terra superficialmente è sufficiente a soffocare la fiamma. E quelli lì sono i tizzoni incombusti, ora stanno finendo c'è un po' di fumo alla fine, però diciamo sostanzialmente se uno è solamente interessato a eliminare il fumo può lasciare la pira a se stessa per un altro quarto d'ora, un'altra ora. A quel punto lì tutta la brace diventa cenere. E quindi tutta la combustione è avvenuta senza un minimo fumo, cioè con la quantità minima di fumo. Ecco. Allora, qui in questo punto abbiamo accumulato le fascine che abbiamo via via fatto mentre si pulivano le potature, si separavano la legna dalla frasca. In quel punto lì abbiamo accumulato la legna, quella lì poi verrà utilizzata nel caminetto e nel forno che Mario usa per cucinare e per riscaldare la casa. E questa qui è la potatura, la frasca, insomma quella che tipicamente veniva bruciata ai margini del campo a poco a poco. Qui è fondamentale, diciamo, l'operazione di formazione della fascina e il trasporto della fascina attraverso la proprietà, insomma, è uno stadio inevitabile se si vuole utilizzare questo nuovo metodo di abbruciamento, come si dice nel linguaggio burocratico, e se si vuole quindi bruciare senza fumo, limitando il fumo e producendo carbone agricolo, biochar detto all'inglese, che ha, diciamo, numerosi impieghi, cioè un impiego fondamentale come ammendante del terreno, ma poi diciamo c'ha il vantaggio di sequestrare in maniera irreversibile la CO2 dell'aria, quindi diciamo c'è questo aspetto qui di sottrazione della CO2 ambientale, che ha un effetto diciamo globale, ecco, di beneficio globale. Ecco, queste sono le fascine. Ora possiamo andare a vedere che maniera le fascine vengono fatte, in che maniera si fanno e poi si compattano e si legano in maniera da rendere poi pratico e efficiente il trasporto. Allora, vi do una dimostrazione di come qui noi siamo abituati a fare le fascine per trasportarle poi nel luogo della combustione o nel luogo dell'accumulo. Diciamo, le fascine sono utili anche nel caso in cui uno debba prevedere di portare il materiale fuori dal podere, nel caso in cui ci fosse una raccolta e un utilizzo centralizzato della biomassa in qualche impianto. Diciamo, la movimentazione di questo
questa frasca nel podere è essenziale. E qui diciamo quello che vi mostro non è la soluzione, ma è una soluzione pratica che abbiamo adottato noi e adatta alla configurazione di questo terreno che vedete piuttosto scosceso. Va bene, adesso questa qui è la frasca, diciamo la potatura che abbiamo accumulato, radunato qui dagli ulivi circostanti, e questa qui è più o meno sufficiente a fare una fascina. Quindi la prima fase consiste nel individuare il posto della fascina. Lo strumento essenziale è questo cricchettino che serve, si compra nei negozi di autoaccessori, penso anche insomma ferramenta, e è un oggetto che consente di tendere questo nastro qui. Ora inutile, il nastro viene teso, viene fatto passare intorno alla fascina, e poi lo strozzamento avviene facendo questo movimento qui, che arrotola il nastro intorno a un rocchetto qui, e ci sono delle dentature che impediscono di lo srotolamento. Allora, quei rami che erano qui sotto su questa piaggetta qui sono stati separati dalla parte più fine, cioè nella parte più fine, che è qui, che vedete ammonticchiata sopra a questo nastro, che ora io stringerò. Quindi la fase è così, sì. La fascina forse è un po' troppo grossa, comunque si riduce terribilmente quando si... Si forma l'anello, si cerca di farla centrare bene la fascina. Poi si comincia a tirare con forza, ci si monta sopra in maniera da comprimerla. Questa qui ora si monta attraverso a questo al filo bianco. A questo punto non è necessario stringerlo troppo questo spago, perché la compressione l'ha fatta già la fascina. Questo qui è un nodo che scorre ma non torna indietro. Si stringe massimo che può,
ma la compressione la fa il nastro, questo basta che sia ben teso. Per stringere la fascina è utile il nastro, più della corda, perché se uno usa una corda poi è difficile, questo lavoro di disimpegno dalla fascina diventa più difficile, questo qui scorre meglio. Ecco, e questa qui è la fascina. Il lavoro è finito. La fascina poi si porta agevolmente con la carriola nel luogo dell'accumulo o nel luogo della combustione.